c'è più l'albergo normale. Sono tutti alberghi ormai di design al top. Sono entrato oggi, c'aveva tutta l'atmosfera, queste atmosfere, no, etere, tutte queste cose, c'è la musichetta lounge, ci sono le essenze, con i bastoni, quelli grossi, ci sono questi bastoni enormi, cioè, ci ho appeso il cappotto oggi, sono... perché io non ce li ho così, io in casa ho quelli piccoli, quelli da 6 decilitri costano 48 euro, io sono... La chiave, con la bella chiave in ottone, quella bella con le frange sotto, no? Che avevano due funzioni, di frangia per la chiave oppure per darti la schiuma da barba. Se... Adesso sono tutte delle card. Tu prendi la card, prendi l'ascensore, si aprono le porte dell'ascensore, tutto buio. Cerchi la stanza, ogni tanto senti, sono i pipistrelli che vanno... C'è poca luce in questi corridoi, pochissima, ci avete fatto caso? Ma appena vedi i numeri delle stanze. Ma lo fanno per la privacy, giustamente, perché c'è la privacy, la card con la privacy, senza il numero della stanza. Poi, quando vai ad aprire la porta... Ah! Arcatraz! Ah! C'è una molla, queste molle che le usano per appendere i tori e le mettono dietro la porta della cosa, no? Mentre riesci a entrare tu, il trolley non ce la fa, rimane fuori. Tu riesci a entrare, metti una testa dal buio, Las Vegas, ci sono luci dappertutto, c'è una luce nel bagno, sotto il bagno, sopra il letto, sotto il materasso, sopra il comodino, apri la mano, luce, io ho tolto un chiodo, c'era una luce dentro al chiodo. Non riesci a spegnere, tu spegni quella del comodino, si accende quella del chiodo. Si spegni quella del chiodo, si accende quella del bagno. Io per dormire sono andato nel corridoio. Era il posto più al buio che c'era. Buonanotte avvocato, buonanotte ingegnere. La saluto, ci vediamo domani.